Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo arrivati al consueto appuntamento con il video tag 30 mesi di libri. E la domanda di questo mese è: qual è il libro che ti fa fuggire dal mondo? Ma prima di dare la mia risposta, vi spiego brevemente in che cosa consiste questo tag, ossia rispondere a 30 domande però una volta al mese. Quindi anziché dare tutte le 30 risposte insieme in un unico video, si fa un video per una volta al mese per la durata appunto di 30 mesi, quindi 2 anni e mezzo. Io sono quasi alla fine ormai, un po' mi dispiace perché era diventato un po' il mio appuntamento consueto, era una rubrica comunque che mi piaceva tantissimo, quindi mi dispiace essere arrivata quasi alla fine, anche se in realtà abbiamo ancora un po' di mesi davanti, però insomma sta arrivando quasi al traguardo. E io vi consiglio di fare questo tag che è stato ideato dal canale Libridine, vi lascio tutto in info box, comunque tutte le informazioni, tutte le domande, vi lascio il canale della persona che l'ha ideato, però vi consiglio di farlo perché dare una risposta una volta al mese vi consente di soffermarvi molto di più su quelle che sono le sensazioni che un libro vi può dare, perché a volte la risposta data nell'immediato è magari presi dalla velocità, non è proprio la stessa risposta che voi dareste avendo un mese di tempo per pensarci. Perché io, ad esempio, adesso faccio questo video con questa risposta, ma poi leggo la risposta successiva, la domanda successiva e penso alla risposta fino al mese dopo. Quindi ci sono delle sensazioni particolari, dei pensieri particolari, magari mi vengono in mente libri a cui non pensavo più da tempo. Quindi è veramente affascinante, ve lo consiglio. Ma fermiamoci con le premesse. Abbiamo detto che la domanda è: qual è il libro che ti fa fuggire dal mondo? E io ho scelto Memorie di una geisha di Arthur Golden. Ho scelto questo perché fra tutti i libri che ho letto, questo davvero mi ha fatto fuggire dal mondo, perché mi ha proprio immersa nell'atmosfera del Giappone. Mentre leggevo, vedevo le immagini nella mia mente, vedevo la storia di questa geisha, vedevo i paesaggi giapponesi, le ambientazioni giapponesi, quindi davvero mi sono proprio immersa in questo libro e in un certo senso sono fuggita dal mondo. Mi è piaciuto moltissimo e ha avuto su di me questo effetto. Io non mi soffermo tanto sulla trama del libro perché tanto tempo fa, quando ho aperto il canale, avevo fatto una recensione, quindi vi lascio la recensione in info box oppure nelle schede, ve la lascio comunque da qualche parte e lì ne parlavo proprio nel dettaglio, quindi adesso non mi ripeto, non faccio di nuovo un'altra recensione, ma vi invito ad andare a vedere quel video. Però brevemente comunque la storia di questa geisha che da bambina entra appunto alla scuola per diventare geisha e tutte le sue avventure, quindi la difficoltà per diventare geisha, la rivalità con le altre geishe, soprattutto con una. Poi, quando nel suo percorso comunque capisce come funzionano determinate cose, quando si rapporta con i primi uomini, con i primi clienti, quindi è veramente molto molto affascinante ed è un percorso che davvero mi ha coinvolta fino a farmi fuggire dal mondo. Quindi sicuramente la risposta di questo mese è questo: Memorie di una geisha di Arthur Golden. Io, se non l'avete mai letto, ve lo consiglio. Vi lascio anche in info box il link per poterlo acquistare e sicuramente è una lettura che per l'estate può essere adatta. Quindi adesso che siamo in estate, che arriva il momento della spiaggia, del mare, sicuramente questo è un libro che vi terrà compagnia sotto l'ombrellone, quindi ve lo consiglio tantissimo. Io mi fermo perché su questa risposta non ho moltissimo altro da dire, ma direi che ho concentrato un po' tutto quello che vi volevo raccontare e che si associa alla domanda del tag. Io come al solito vi invito a fare il tag perché davvero è particolare. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.